Come diversi voi sapranno, perché è stato comunque un tema abbastanza caldo, se vogliamo, del recente periodo, sono arrivati in edicola questi fascicoli a scelta, abbiamo fatto anche un video, però questo video nello specifico non vuole essere su questa cosa che abbiamo già trattato, direte anche grazie al cazzo. Bensì, voglio parlare di qualcosa che è arrivato sempre in edicola sul finire del 2023, mi pare, così a memoria era novembre. Una cosa che era già stata provata anche intorno all'inizio del 2000, se sempre a memoria vado bene, con una rivista chiamata Dragons and Dungeons. Sto parlando di una pubblicazione che ha avuto una longevità pari al mio status di sobrietà e compostezza ad un qualsiasi ritrovo tra colleghi content creator. Durante il Wet Fest a Modena, tra gente che si denudava e storie di papagatto che ci portava a puttane, lasciamo stare, è successo un po' di tutto. Ma terminando questa inutilmente lunga introduzione, Master Magazine, rivista, magazine sul gioco di ruolo che ha avuto la bellezza di un'uscita in edicola prima dell'oblio. E tutto questo sa di storia, una storia da raccontare, una storia che potrebbe portare a scavare in un rabbit hole, ma alla fine io non sono Yotobi che porta questo tipo di contenuti, non vi farò una pippazza sulla storia tragica, non vi farò la storia quindi di tutti i retroscena di questa pubblicazione, anche perché io in realtà ci ho provato, sono andato a chiedere ad uno della redazione di questo magazine qualche domanda, ho provato a fargli qualche domanda, e se io posso accettare di essere ghostato da una bella ragazza ventenne, bionda, con due polmoni notevoli, forse lo posso essere di meno da un probabilmente cinquantenne un pochino in sovrappeso con un'ampia pedata. Cioè, quello è più il target che penso debba molestarmi. Ma se mi ghosta pure questa gente, io non so più come vivere. Cosa devo fare? Se neppure questi mi cagano e mi ghostano, cosa dovrei fare? Dovrei andare a cercare attenzioni da mia moglie? No, sono un uomo italiano, c'è una tradizione da rispettare. Non si cercano le attenzioni dalla propria moglie. Insomma, in ogni caso, parliamone un po', perché sicuramente se frequentate, diciamo, qualche gruppo Facebook riguardante il gioco di ruolo, D&D, eccetera, vi può essere capitato di vedere parlare di questo magazine. Sì, certo, in mezzo ai vari spam dei master a pagamento che cercano di vendersi e linkano tutte le loro cose su questi gruppi, perché che fai? Te ne privi? Oltre a master di quel tipo, sei anche ovviamente uno spammatore seriale, cioè un pacchetto che va insieme. In ogni caso, questa rivista, che ha visto solamente un numero, cosa trattava? Cosa c'era all'interno? Lasciatemi dire che secondo me era una buona idea, effettivamente, parlava dei vari giochi di ruolo. Inizia con una premessa che cerca di raccontare un po' lo spirito e quello che vuole trasmettere il magazine. E nel dettaglio, nel primo numero, ci saranno i seguenti temi. Giochi di ruolo, non D&D, che hanno provato e di cui parlano nel corso del numero. Quindi qui ci presentano Forbidden Lands, Signal to Noise, Cowboy Bebop, il gioco di ruolo, Old School Essential, Colossal ed Entity. Poi parlano delle novità dei libri gioco, del lato digital RPG Engine, da riscoprire quindi titoli vecchi, Chill, Milestorm e Onstage, che è sicuramente roba interessante da vedere comunque introdotta o approfondita in un magazine a uscita bimensile, mi sembra, per quella che era l'idea. Ci sta. Poi Masterclass, consigli e analisi su come rendere uniche le vostre sessioni di gioco direttamente dai nostri esperti. Note di game design, consigli per i master, vabbè, quelle ci sono sempre in ogni contesto. World building, è a pagina 44 la creatura, ma c'è anche un gioco di ruolo che si chiama La creatura ed è di tipo erotico, non credo che sia questo il caso. No, infatti si parla di mostre, semplicemente lo spazio bestiario, diciamo. Dei dossier, questo era abbastanza interessante, perché come è nato e cambiato il gioco di ruolo? Un bello approfondimento da avere. Gioca con noi, lo spazio definito per le proposte
della redazione o da chi gli scrive, immagino. Gioca con noi, giochi originali scritti dai migliori autori in esclusiva per Master Magazine e vengono proposte delle avventurine. Murder Party, David contro Golia, un gioco per 5 giocatori di Antonello Lotronto, e Avventure in solitario, Capolinea Cartaceo, un'avventura in solitaria tra treni e dinosauri di Lorenzo Trenti. E poi speciali. Focus, consigli di gioco, interviste, fenomeni, approfondimenti. Trasformate il vostro GDR in un successo internazionale su Kickstarter. Un'intervista, analisi su Morgborg e si parla anche di miniature. Detto questo, che capisco che detto così in generale vi fa capire solamente i temi trattati, ma devo anche dirvi che graficamente non era affatto male questo operetta. Forbidden Lands è proprio quello d'apertura, ma voglio anche farvi vedere quello di Morgborg, che secondo me è proprio sul punto. Cioè, è proprio sul pezzo. Ma che bello questo di Morgborg. Proprio on point. Giallo. Onestissimo. Ho visto manuali con un impianto grafico e un'impaginazione peggiore, devo dire. E poi lo spazio delle miniature. Ma devo dire che il contenuto c'è, è interessante. Già spingevano la gente, perché ci sono un paio di pagine di pubblicità, a acquistare l'abbonamento. Infatti so che poi hanno dovuto chiedere il rimborso quelli che fecero l'abbonamento. E invece si è fermato tutto così. E io adesso ho effettivamente una domanda, e credo che sia anche legittima. Se edizioni Asprea, i magazine Asprea, sono in grado di mandare avanti la collana Casalinghi che passione, adesso non mi ricordo, ma comunque si parlava di, appunto, arredo, oppure la linea Vichinghi che passione, o una roba del genere, non mi ricordo esattamente il titolo. Io dico, se quello della cucina va avanti da 270 numeri, una roba del genere, comunque anche quello dei Vichinghi mi sembra che è andato avanti un po', non c'è la possibilità di arrivare almeno a una decina di numeri per vedere se ingrana, se prende o no? Considerando il successo dei primi numeri, almeno, di Hachette con Dungeons & Dragons Adventurer, che comunque era un salasso dal punto di vista monetario, per quello che sarebbe stato poi con l'opera, ho fatto il video, andatelo a recuperare. 10 euro bimensili, io ci stavo. È fatto bene, è impaginato bene. A parte questo drago in palese intelligenza artificiale in copertina, che grida un po' povertà da tutti i pori, però ci sta. Mi dai delle informazioni interessanti, cose che non ho sotto gli occhi tutti i giorni, non si parla solo di Dungeons & Dragons, bello, ma morto. E niente, vi ho voluto parlare di questo magazine perché secondo me era qualcosa di interessante da vedere. Mi sarebbe piaciuto parlare con chi ha fatto parte del progetto, della redazione, ma di nuovo, come vi ho detto, sono stato gostato, che ci dobbiamo fare. Ma detto questo, se avete delle nozioni più approfondite su questo progetto, scrivetelo nei commenti, perché almeno ci possiamo confrontare, vediamo più nel dettaglio come sono andate le cose. Ma ripeto, secondo me questo primo numero, per come è stato presentato, aveva delle buone qualità, ecco. E aspetta, eh sì, come inserto c'erano anche le regole introduttive di Four Against Darkness, che, cioè, voglio dire, buttale via, è un opuscolino di niente, ma fin quando mi inserisci roba in più, io non posso essere che contento. Detto questo, non ho nient'altro da dirvi, era più un overview sul prodotto, questo singolo prodotto che ci hanno presentato in edicola, che adesso sarà sepolto dal tempo che avanza e questo rimane progressivamente dietro nell'oblio dei ricordi. Era giusto per parlarvene, dato che si è parlato tanto di cose in edicola nel panorama del gioco di ruolo, ho detto parliamone, è un caso effettivamente, sarebbe bello entrarne di più. Ma detto questo, veramente, basta così. Io vi ringrazio per aver visto. Se volete supportare il canale, lasciate un like e un commento, perché sono le cose che, diciamo, aiutano di più. E di nuovo, un grazie e alla prossima. Rimanete nel dungeon. Ciao!